Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi siamo qui per continuare questa ormai infinita caccia ai draghi in Dragon Age Inquisition. Oggi siamo nella sacra pianura, in questa posizione qui, che io vi segnalo adesso, e vi segnalo anche che per accedere a questo punto qua voi dovrete fare prima un'operazione direttamente dal tavolo di guerra, quindi accedere da là, per sbloccare un passaggio sotterraneo che vi permetterà piano piano di arrivare qui. Direi che a questo punto possiamo andare direttamente sul drago, che vedete qua. Io stavo semplicemente camminando, me lo sono trovato davanti. Per cui a questo punto attacchiamo e vediamo che cosa succede. Sperando che l'abbiamo risvegliato. Madonna mia. Sempre più spaventosi. Ma perché scappa? Perché? E intanto approfitto per salutare il nostro amico Cristian Ghioni che ci segue sempre sul canale. Che cazzarola. Questo picchia. Questo picchia. Io, madonna mia, questo penso sia uno dei peggiori che ho provato fino adesso. È bastardissimo. Io adesso però ho la mia bella specializzazione da distruttore, quindi questa volta spero di cavarmela un po' meglio delle altre volte, anche se per ora l'abbiamo fatti tutti fuori senza, madonna mia, sono un minuto buono che meno e gli ho levato niente. Dai, dai, direi che l'abilità è d'obbligo. Si rallenta un attimo. Con calma. Questa caccia ai draghi si sta rivelando un po' più complessa di quanto avessi preventivato. Per il semplice fatto che trovare i draghi è molto molto complesso. Non che sia impossibile, perché chiaramente dall'idea che mi sono fatto ce n'è uno per zona principale del mondo di gioco. Per cui il problema è che spesso e volentieri tipo questo sono infognati e richiedono il completamento di operazioni militari, se così vogliamo chiamarle, per essere sbloccati. Perché questo senza l'opportuna operazione. Dove cazzo va? Senza l'opportuna operazione al tavolo di guerra non l'avrei mai potuto vedere e non l'avrei mai sbloccato. Madonna mia, questi attacchi elettrici sono pessimi. Vabbè, però questo se fa l'infame. Fermo lì un attimo con calma. Dai, dai, dai. Se Dio vuole, siamo già a metà e di conseguenza. Sì, però non te ne puoi andare ogni 5 minuti. Su. Ma non entrare niente. Quindi questo c'ha pure la capacità di elettrificare l'acqua per rendere le cose. Ad Orian è però. Per rendere le cose più complicate di quanto già non siano. Ah, finito il naso, no, adesso no! Io ho l'impressione che a sto giro. Se magari esci dall'acqua, ho l'impressione molto vaga che a sto giro non ce la facciamo. E mi tocca cestinare il video e rifarlo. Vi prego, no. Dai, dai, che ce la possiamo fare. Guardia, guardia. È tostissimo questo. E meno male che ho sbloccato l'abilità dell'Inquisizione, quella per avere un aumento delle pozioni trasportabili, perché qua con le 8 standard ce la facevo col cazzo, obiettivamente, perché era leggermente infattibile. La tattica qua è restare fuori dall'acqua, l'ho capita quando l'ho ormai ammazzato, per cui sono l'emblema della furbizia. Sì, madonna mia, quanto la fanno lunga, però. Su. Se
Se ci degni della tua presenza, forse... Ecco, grazie. No, oddio, sempre... Dai, 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 dai. Dammi un po' di guardia, dai. Dai, dai, andata, 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 ce l'abbiamo fatta. Lo so che mi porto la sfida da solo, spero di no. Dai, dai, dai. Ma perché sto colpendo il nulla? Oh. Madonna mia. Eppure il quarto ce lo siamo portato a casa. Vediamo cosa ha droppato, sperando sia in linea con la difficoltà avuta per ucciderlo. Allora, cintura delle bombe, ci faccio poco e niente. Mirino per Bianca, io che ho Varric, direi che è molto utile. Questo è un pugnale buonissimo. Anello della destrezza più 10, questo sempre a Varric. Ghiandola del drago, sangue di drago, dente di drago, membrana di drago, scaglie di drago e osso di drago. Questo è ottimo se volete farvi un'armatura basata su appunto gli ossi, le ossa di drago, gli ossi. Le ossa di drago che sono, credo, le migliori che si possono recuperare in Dragon Age Inquisition. Beh, a questo punto direi che il video lo posso anche chiudere qua, l'appuntamento è al prossimo drago. Se il video vi è piaciuto, come al solito, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e vi aspetto alla prossima puntata di questa miniserie su Dragon Age Inquisition. Alla prossima, ciao ragazzi!